Buongiorno, ore 6:03. Siamo sveglie, eppure mi sono addormentata passata mezzanotte e mezza, erano quasi l'una. L'una pure o qualcosa. E stamattina alle 5:30 mi sono svegliata, che poi hanno cominciato a sparare i fuochi d'artificio, insomma i botti. E quindi mi sono svegliata. Dice Jacopo che non si sveglia. Oggi pomeriggio tutti a ninna, eh? Questo è poco ma sicuro. Oggi pomeriggio una mezz'oretta, ragazzi, me la faccio. Vabbè, mi vesto e ce ne andiamo. Amore, Pio. Ma ora faccio un stagione. Buongiorno. Svegliami. Amore. Forza, su. Forza, forza. Bello culetto. Faccia, faccia, faccia. Hanno dato la vita. Non si può ripartire, sorelle e fratelli, dimenticando, mettendo tra parentesi, facendo finta che non sia successo niente. Perché ragazzi, allora siamo andati a messa, un caldo della, anzi stamattina si stava bene, poi è incominciato ad uscire il sole, un caldo della miseriaccia, però comunque ecco, fortunatamente tutto bene. Aspettate, voglio prendere un attimo queste qua, che presi ste cose, equilibra più carica, non lo so, le ho pagate 3 euro e le presi al Sigma. Però per il momento oggi è il secondo giorno, quindi non vi so dire. Qua vicino sta scritto che se ne dovrebbero prendere due, ma io ne prendo una. Comunque, e poi insomma, beh, dopo la messa, avete visto, ci siamo fermati anche al bar, abbiamo fatto colazione. Comunque, nuca loro, stavamo proprio schiattando dal caldo, cosa pazzesca. Infatti sono tornata a casa e questo è il mio abbigliamento. Ho messo il top. E poi ho messo il pantaloncino, assolutamente qua, il caldo della miseriaccia. E mi sono fermata. Aspettate, mo una mano. Aspetta, se no non riesco a fare niente. Ok, stavo dicendo. Fuori chiesa mi sono fermata, visto che sono andata a prendere i dolci, insomma fuori chiesa ho visto il vecchietto, quello là che vendeva, cioè che vendeva, che vende la frutta e la verdura. Più che altro ho più tanta verdura anziché frutta. Comunque ho preso, mo vi faccio vedere, ho speso in tutto 5 euro. Allora, ho buttato tutto qua dentro perché devo lavarlo. Questo tipo di pomodori qua, anche se sono abbastanza maturi, eh. Allora, questi pomodori così da mangiare, diciamo di più ad insalata. Questi qua invece li ho presi per andarli a cucinare. Poi queste tre melanzane così viola. Ho preso una bustina di cipolle perché ora siamo in estate. Oltre a cucinarci, io la utilizzo anche per insalate di pomodori.
e poi ho preso un meloncino. Il meloncino è veramente molto molto bello, senza ammaccature, senza niente. E poi guardate quanto basilico mi ha dato, veramente super tantissimo, che ora lo vado a sciacquare e poi ragazzi me lo congelo, perché altrimenti così si appassisce e è peccato insomma. Mazzò, ho mosso il basilico, sta un profumo pazzesco, c'ho una fame e praticamente niente ragazzi, questo è. Quindi sono venuta a casa, mi sono spogliata, Jacopo sta dormendo da che siamo tornati, anzi Giuseppe si è avviato prima di me, mentre io sono rimasta, cioè sono rimasta in giro, che sono andata appunto in pasticceria, sono andata a portare i dolci a mia suocera, poi mi sono fermata appunto fuori chiesa che c'era sto vecchietto e quindi insomma ho perso un po' di tempo. Jacopo sta dormendo da quando siamo tornati. Ho sistemato casa, ho pulito, mo che si sveglia, eccolo qua. Ah, non ve lo faccio vedere perché sta nudo, ma me l'ero dimenticata. Sta praticamente nudo, senza neanche la mutandina. Sta proprio come l'ha fatto mamma. Aspettate che mi giro così, altrimenti magari uno a volte si dimentica una cosa, mi dimentico di cancellare le parti. E niente ragazzi, non si sveglia proprio minimamente. Ah, ve lo metto a caricare per un attimo il telefono. E Christian è rimasto da zia Alfonsina. Niente ragazzi, questo è, mo sono le 11:30, 11:39 e ho fatto tutto, l'aspirapolvere la passo mo che si sveglia e mo nel frattempo mi metto a lavorare un pochino ai vari video. E stamattina papà infatti mi ha domandato se volevo andare a Roma, però il problema è che mo inizia il nostro campo estivo e quindi comunque è buona, sa tipo di cedrata, quella a brioschi, come cavolo si chiama. Comunque iniziano sto centro, sto campo estivo e inizieranno appunto mo, e mi sembra brutto ecco già non farli andare, altrimenti va a finire che poi dopo me li escludono. E per il momento vanno là, poi ve lo dissi, faccio l'altra domandina per quella delle ludoteche e tutto il resto. Comunque fa cavolo, smaur, vabbè, metto a lavorare e poi dopo ce ne andiamo. Oggi andiamo a pranzare a casa di mia suocera. Allora, io sono riuscita a lavorare al vlog, ma Jacopo sta dormendo da prima, ha fatto tanta ninna, è vero? Questo culetta fuori, culetta e pesciolina fuori, de bobo che mamma devo fare, ma non è bello questa, ci chiappato e canno. Mamma mia la divesta. Comunque mi ha chiamato mio suocero, ha detto se voleva che prendevo le gocce. Ho detto sì, io ho preso i gocci, tu prendi i gocci. Poi mi ha chiamato papà, mi ha detto perché non vieni martedì, perché quando voi vedete, a proposito, auguri a tutti Pietro, Paolo, Paola, mamma. Pietra non esiste, Pierina forse, mamma. Piera. Mamma, io vado da zia. No, quale zia? Ma dobbiamo andare a mangiare, andiamo da nonna, oggi andiamo in villa con zia. E comunque auguri a tutti quanti. E papà mi ha chiamato e ha detto vieni che qua martedì è festa. Però come vi dicevo nel video di ieri, praticamente i bambini hanno cominciato sto campo estivo. Ma magari insomma ci parlo e vediamo un po' se due o tre giorni non succede niente, se li faccio assentare. Magari vado martedì, mercoledì, poi che ne so, giovedì me ne torno, ma vediamo un po'. Ma anche perché a papà gli devo portare della pittura, poi gli devo portare anche l'aspirapolvere che mi mandarono e a me non serve, quindi la do a lui che non ce n'ha neanche una. Lo vuoi maccheroni? Lo vuoi? E quindi mo vediamo un po', insomma, non so come fare, cosa fare, dove andare. Comunque mi ha pizzicato la zanzara, eh. Vabbè, mo mi vesto un attimo pure io e andiamo. Giuseppe, sti cazzettini che fa? Ma congiù pure la sveglia che fa mezzanotte e mezzo. Bella amore, amore mio. Vi voglio far vedere, no? Vincenzo dorme. Guarda, Vincenzo dorme. Cristian. Cristian non dorme mai, si è sveglio da stamattina alle 6. Jacopo, stamattina si è fatto tutte quelle ore di sonno e vabbè, quindi ora sta bello, super attivo. Noi siamo tornati a casa, ci siamo nuovamente spogliati. Io mi sono vestita come prima,
Mamma, solamente che mo dopo io non fai anima. Solamente che mo c'ho la panza più grossa sempre perché ho mangiato, ragazzi, ma non c'è niente dentro, è tutto mangiare, abbiamo mangiato veramente tanto. Ho finito di mettermi qua vicino al computer e adesso, aspettate un attimino, mi metto a leggere un pochino. Questi sono di mamma, ha comprato papi. Che bello! È caduto uno. Gli orecchini quelli là che mi compro Giuseppe e Venezia. Che bello! Li ho messi ieri, li ho lasciati pure stamattina. Però mo li ho tolti perché mi iniziavano a dare prurito, quindi voi mi avete detto vari consigli dello smalto, però il problema è che lo smalto trasparente non ce l'ho e quindi niente, e non mi ricordo qual è l'altro metodo, qual era. Comunque, allora qua possiamo chiudere per il momento, va bene così. Fa un no, mo io qua busco, no, sta passando, però mo busca. Giuseppe pure sta, credo pure della famiglia. Giuseppe pure sta in cucina che sta dormendo. Eccoci qua. Mamma, ma con coppo lì, spero che mi addormento anche io una mezz'oretta. Nel frattempo mi metto a leggere un pochino. C'ho qui i miei fogli che servono più che altro per soffiarmi, per sventolarmi un po' d'aria. Vabbè, ci riposiamo un pochino, ma che ore sono? 16:20. Per le 5 e mezza, le 6 scendiamo, penso più verso le 6 stasera, però perché la stanchezza un pochino c'è, eh? Non ci fate caso al mio viso, al mio volto. Comunque stasera ho mandato via Giuseppe e i bambini, cioè, perché a parte che, scusate, aspettate che mi sono riscaldata un attimo, due fettine di pizza, cioè mio marito non è sceso in villa, no? Comunque è successo un casino, praticamente sono usciti fuori dalla villa, sono venuti i, come si chiama, la protezione civile, comunque hanno fatto qualche marachellina e quindi ho detto: Giuseppe, piacere, voglio stare da sola, vai. Qua sparano ancora, tu portali a mangiare qualcosa, vai fuori, vai da una parte, basta, non facciamo quieto che non ne posso più. E comunque se ne sono scesi, io mi sono riscaldata la pizza di ieri, questa qua, questa e un pezzettino di questa qua, e quindi mo mangio io, ragazzi. Nel frattempo mi stavo dicendo un attimo il rosario. Wow, si è bloccata la pizza, non sapevo come toglierla da là dentro. Ok, che scotta. Ecco qua, mo mangio. Ah, guardate il basilico, oggi ho lavato tutte le verdure, le ho posate, però il basilico, siccome era ancora un pochino bagnato, l'ho messo qua sulla carta assorbente in modo tale che si asciuga per bene, e poi dopo me lo vado a congelare, ragazzi. Poi quando ci serve lo prendiamo e devo dire che resta proprio come fresco, si congela, però il sapore lo dà benissimo, non sono come quei basilici che magari compriamo all'interno, quel basilico all'interno delle confezioni congelate che non sanno assolutamente di basilico, mentre questo qua sì, quando lo congelate, ecco, fresco. È buono. Vabbè, adesso mangio, mi continuo a dire il mio rosario e poi dopo vorrei, se riesco, piegare quella bella cesta di panni che ho tolto ora da fuori. Ma vediamo un po'. Ma nel frattempo però mangio. Frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Che tranquillità. Sono ancora le 10:30 e non sono tornati, ma sento che tra poco vengono. Me lo sento proprio scorrere. Comunque, ora mi accendo la luce, mi metto un po' nel salone e mi leggo un pochino il libricino qui che vi ho fatto vedere ieri. C'ho pure il telefono scarico. Niente, ragazzi, metto un po' sul divano. Ogni tanto mi tocca, anche a me. Ogni tanto anche giocare nei bambini, ogni tanto me lo permetti, Niente, qui abbiamo l'orsetto che mi fa compagnia, c'è un silenzio assurdo, che poi la sera è veramente molto raro, la mattina bene o male, però la sera, che gioia. Mamma. Oh, amore. Mamma. Ciao, sei tornato. No. Ciao. 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 Ciao.
Cioè, io vi voglio far capire la costanza di Christian. È sveglio dalle 6 e sono le 23:56. E lui è sveglio da stamattina alle 6 che siamo andati alla messa di San Giovanni. Oggi pomeriggio abbiamo dormito tutti quanti, tranne lui. Io mi sono fatta un'ora. Jacopo, nonostante stamattina ha dormito tantissimo, che si è fatto 9:30, 10:30, quasi mezzogiorno e mezza, comunque si è fatto un'oretta e mezza, ha dormito un'altra volta oggi. Vincenzo pure si è addormentato, Giuseppe comunque stava nel salone, ma non so se si è fatto 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora. Puzza. No, amore, non puzzi. Sei buono. Jacopo, smettila. Cristian non ha dormito neanche 5 minuti. Zero. Cioè, sono mezzanotte. Vabbè, io rimango veramente scioccata, ragazzi. Domani tutti a scuola. No, tutti a scuola. No. Comunque loro sono tornati tutti che erano a scuola, no. Verso le 11:20, 11:30. Niente, vabbè, ragazzi. Io vi saluto. Vi mando un bacione super super grandissimo, un abbraccione fortissimo. Bello, come mio pazzerello. Bron bron, casato casato, bello, ecco il mio pazzerello. Comunque ci vediamo domani su DBG e ci vediamo nuovamente qui giovedì su Famiglia Campora.